Sì, diciamo che è proprio cambiato l'umore di come, ecco, stiamo attraversando questo periodo. È normale che stiamo vivendo un grandissimo momento di forma. Sappiamo tutti che il campionato è molto lungo. Ecco, dobbiamo stare calmi, non pensare troppo in grande, non pensare che siamo diventati dei fenomeni, perché ecco, siamo una buona squadra costruita per ambire a provare a fare i playoff. E sono passate solo 5 giornate, quindi il campionato è ancora troppo lungo per fare dei bilanci o trarre delle conclusioni solo oggi. No, le sensazioni sono buone, diciamo che ecco, questo grande momento che stiamo attraversando ci permette sicuramente di fare squadra, di fare gruppo, di lavorare serenamente, di lavorare con entusiasmo. E penso che ecco, i risultati si stanno vedendo. No, diciamo che il mister ha portato grande entusiasmo, grande fame. Penso che una squadra, ecco, nel bene e nel male, porti sempre in campo la mentalità del proprio allenatore. Penso che in questo momento noi stiamo portando in campo questo, stiamo lavorando bene, però penso che ecco, una cosa importante da sottolineare è che comunque i risultati sono frutto del lavoro e non frutto, ecco, di altre situazioni. Stiamo lavorando tanto bene, stiamo attraversando un grande momento di forma, però ecco, non dobbiamo predicare calma, perché è un attimo, ecco, trovarsi magari in situazioni spiacevoli e poi sì, magari creare delle pressioni che non dobbiamo avere, perché noi, ecco, ripeto, siamo una squadra detta anche dalla società, costruita per provare a fare i playoff. Quindi ora stiamo attraversando un momento di forma, siamo in testa alla classifica, ma dopo 5 giornate non si ritira nessun premio. Questa cosa qua è una cosa che ci rende ancora più fiduciosi, perché secondo me possiamo migliorare ancora tanto. Io penso che al mister piaccia che noi giochiamo un pochino di più, ecco. Ce l'ha anche detto, e penso che ecco, sia una grande forza quella anche di riuscire magari in un momento del genere a trovare qualcosa da migliorare, perché se pensiamo che, come dicevo prima, che siamo diventati dei fenomeni, sbagliamo. Sì, io penso che questo sia, ecco, il modo migliore per tenere vivo un gruppo, perché dopo è così, è normale che quando uno, ecco, gioca meno, ma sa che prima o poi arriverà il suo momento, la sua opportunità. È normale che ti fa lavorare in maniera diversa, ti fa essere positivo all'interno del gruppo. Poi, come dicevo, i risultati aiutano tanto, e quindi noi ora stiamo ottenendo degli ottimi risultati, e quindi ti permette di lavorare sicuramente serenamente. Il mister nelle 7 partite ufficiali ha fatto 7 formazioni diverse, quindi penso che modo migliore per dimostrarlo non poteva, ecco, quindi dobbiamo essere bravi noi a prendere al volo quando ci sarà l'occasione per ognuno di noi.